L'Atalanta vince la sfida della zona pura che più pura non si può, ma il Milan vince la partita e si conferma più che mai la squadra leader del campionato, quella da battere. L'Atalanta approda a San Siro catechizzata dall'allievo modello di Sacchi, l'ex Ravennate dal viso per bene Guidolin. Quattro difensori in linea perfetta, con i centrali Montero su Papene e Bigliardi su Raducioglu, affiancati dagli esterni Pavane e Tresoldi, Giovincelli, questi ultimi due, che appena aggrediti da marpioni come Ragno e Donadoni, si spaventano, commettendo errori di troppo. Sempre nella famigerata fascia sinistra, l'Atalanta poi annaspa in un altro ragazzo speranza, Scapolo, mentre al centro Sosé, Minaudo e Magoni si affannano con poco costrutto. Così Ganze e Rambaudi più avanti scattano e duettano senza sostegno e l'incontro, l'avrete capito, è un monologo milanista, con Baresi e Maldini impeccabili in difesa. A proposito, Baresi rende meno pura la zona rossonera perché ogni tanto retrocede di 1,2 m. Boban ispirato a centrocampo e un po' tutti desiderosi di andare al tiro. Dopo le interessanti occasioni che avete visto, alcune delle quali sventate dal bravo Ferron, ecco l'inevitabile 1-0 a metà primo tempo, sul corner di Donadoni toccato di tempia nell'angolo da Jean-Pierre Papin. Ti trovi meglio con Raducioio, con Simone, con Massaro, ti troverai meglio con Van Basten? Non cominciamo a dire queste cose, io mi trovo molto bene con Simone, abbiamo giocato molto bene con Radu, perché sono due uomini che giocano con me negli spazi e quello è importante per me. Che Capello punti soprattutto sui senatori lo dimostra il recupero lampo del dolorante Tassotti. Così Maldini non s'allena come vorrebbe il CT Azzurro Sacchi sulla corsia destra e una volta tanto il numero 2 dei campioni d'Italia sbaglia, senza che Ganz ne approfitti. Ganz doveva fare un gol per dedicare al primo figlio che sta per nascere nelle prossime ore. Augurissimi. Questa Atalanta ridimensionata dopo oggi, no? No, non direi. Abbiamo fatto 4 buonissime partite. Abbiamo ottenuto 4 punti, abbiamo perso oggi contro un buon Milan e quindi abbiamo perso a testa alta. Come spesso accade, anche chi è in difficoltà sa comunque crearsi qualche palla importante, ma appena entrato a inizio riprese il biondo Orlandini si limita a scheggiare la traversa di Sebastiano Rossi. Dal possibile 1-1 seguiamo l'azione del 2-0 rossonero, con Raducioiu scatenato nella sua specialità preferita, la fuga suspense con il dribbling che diventa thrilling. Il rumeno oggi ha la fortuna che bacia il piedino e la gioia è meritata. Fabio Capello, l'impressione è che la squadra da battere sia più che mai il Milan in questo campionato? No, credo che il Milan sia partito col piede giusto e questo ci fa ben sperare per il futuro come mentalità e come forza di gruppo. E sentiamo Guidolin. Dobbiamo naturalmente crescere sull'aspetto mentalità sul quale non siamo ancora, secondo me, mentalità che significa? Mentalità, cioè la capacità di andare fuori casa e cercare di imporre il proprio gioco o perlomeno di cercare di mettere in difficoltà l'avversario non soltanto dopo aver subito il gol. Siccome si parla tanto di infortuni, vediamo anche 3 episodi emblematici. I crampi di Eragno, forse che si gioca troppo, e le pallonate in faccia a Magoni e Baresi. Per il capitano rossonero nessun problema, per l'Atalantino una corsa e un check-up medico in ospedale. Chi invece avesse bisogno di un elettricista, beh, si rivolga a Massaro.